Michelangelo Merisi a Cuba, accolto come un divo, attesa, trepidante e curiosa, quasi 700 persone all'inaugurazione, il gota della cultura cubana, assiepate nel Museo della Habana. A rappresentare quella rivoluzione pittorica agli albori del 600 italiano, il Narciso di Caravaggio, insieme a 12 tele dei suoi compagni di strada, i caravaggeschi. Presenti due figlie, Doc, quella del Che, che al Merisi preferisce però Leonardo, e Mariela Castro, figlia di Raul, che sottolinea la vicinanza culturale e solidale fra i due paesi. Ad accompagnare le tele la sovrintendente del Polo Museale Romano, Rossella Vodrè. All'inaugurazione anche il Cardinale Ortega, arcivescovo di Cuba, per il governo italiano il sottosegretario ai beni culturali Riccardo Villari. Da una parte la trasformazione in atto a Cuba, dall'altra la potenza della persuasione e dell'apertura del dialogo che produce la cultura e la mostra di Caravaggio. Ecco, da questo impatto, da due energie positive che si fondono, c'è l'accompagnamento in qualche misura di una trasformazione che noi dobbiamo aiutare. La mostra si concluderà il 27 novembre in coincidenza con la settimana della cultura italiana a Cuba. Dopo le tele, dunque, largo ai libri e ai film.